Il Festival dell'Economia quest'anno a fine settembre, 24 al 27 di settembre. Noi però non potevamo aspettare a settembre per parlare di altri temi che sono di grandissima rilevanza. Noi quest'anno abbiamo affrontato la pandemia, abbiamo affrontato sugli aspetti sanitari, siamo riusciti, credo, ad appiattire la curva dei contagi, ad impedire che si raggiungesse il punto di saturazione dei posti in terapia intensiva, però adesso abbiamo un'altra emergenza, l'emergenza economica e l'emergenza sociale, e anche lì noi dobbiamo riuscire ad appiattire un'altra curva, è la curva della distruzione di posti di lavoro. C'è bisogno di intelligenze, di riflessioni, di contributi alla politica economica per cercare di affrontare questa emergenza. E noi quindi daremo spazio a voci diverse, a voci di economisti che sono a stretto contatto con le decisioni di politica economica e che sono in grado di offrire dei suggerimenti che possono essere messi in pratica rapidamente. Inizieremo il 29 maggio con il commissario europeo Gentiloni. L'Europa in questo momento ha una funzione fondamentale nell'affrontare questa emergenza, sia nell'aiutare i paesi come il nostro, sia nel far sì che le grandi imprese multinazionali, i giganti del web, vengano pensati nel ridurre la possibilità che ci siano dei paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea. Poi ne parleremo con Vittorio Colao, grandissimo manager, e tra l'altro che sta in questo momento anche offrendo le sue consulenze al governo italiano nella ripartenza, e poi con una serie di economisti che si sono impegnati nel confronto a livello europeo, da Pisani Ferri, a Pini, a Francesco Giavazzi, a Olivier Panciara, a Enrico Paetti, a Raffaella Ciaduti. Avremo poi il contributo di tantissimi altri scienziati non economisti. Insomma, non dimentichiamo che qui proprio è un dialogo che deve esserci, un confronto il più possibile costruttivo tra economisti e non economisti per affrontare le varie dimensioni dell'emergenza attuale. Poi tutto questo avverrà online sul sito del Festival, invitiamo a seguire attentamente, ci sarà anche la possibilità di formulare domande. Il nostro è un festival democratico, permette a tutti di porre delle domande, intervenire nella discussione. Come sempre i toni saranno quelli dell'approfondimento, del dibattito pacato, ma serrato su temi di grandissima importanza. Vi aspettiamo.